strada aperta? Nel caso li avrebbe condotti, quali sarebbero stati i risultati di questo infelicissimo disperato? E che sorpresa ebbe quando scoprì che gli studenti, lasciati a se stessi, riuscirono in questo difficile compito, non meno bene di quanto avrebbero fatto molti francesi. Il desiderio era dunque tutto ciò che era necessario per riuscire. Tutti gli uomini sarebbero quindi stati potenzialmente in grado di capire ciò che quelli avevano fatto e compreso. Quindi mi è sembrato che il risultato alla fine fosse stato comunque raggiunto nonostante non si capisse la tecnica. Una cosa in comune doveva essere stabilizzato tra lui e loro. A quel tempo un'edizione bilingue di Telemaco era stata pubblicata a Bruxelles. La cosa in comune era stata trovata. Entonces, esto es una edición bilingüe y la cosa en común. Mentre il molto fragile è proprio l'adolescente, proprio il giovane che apprende, che è in una fase della vita in cui è proprio un essere fragile, che non ha la capacità di apprendere, non ha le basi probabilmente e quindi deve essere anche la bocca, mi piace perché una parte è rimasta integra e dà la speranza di poter parlare e esprimersi. E la frase è la stessa che si aspettava degli orrendi barbarismi e forse una totale incapacità di svolgere il compito. Quello che mi ha colpito di questa immagine è il fatto che da barbari nella realtà della vita può uscire la bocca e gli occhi di una persona e quindi automaticamente mi sono collegata alla parola barbarismi e automaticamente mi sono venute in mente tutte le pratiche che tuttora esistono di violenza nei confronti di molte persone. E la frase a cui l'ho associata è: la cosa in comune era stata trovata e Telemaco si fece strada nella vita di Joseph Jacotot. Fece consegnare il libro agli studenti e chiede loro, attraverso un interprete, di imparare il testo francese con l'aiuto della traduzione. Allora, ho scelto questa opera perché mi ha fatto pensare alla Stele di Rosetta, che è stato uno dei primi reperti dell'antico Egitto, peraltro catturato in epoca, cioè reso dai Napoleoni, no? Quindi in epoca assolutamente espansione coloniale. Mi ha fatto pensare proprio al potere della traduzione, all'importanza della traduzione che fa scoprire gli altri popoli. Allora mi è venuto in mente questo filosofo senegalese, che forse è uno dei più grandi filosofi attuali contemporanei dell'Africa, che si chiama Souleymane Diagne, no? Souleymane Bachir Diagne, che tenta di decostruire il pensiero unico, quindi gli universalismi, e mette al centro del nuovo linguaggio universale il potere della traduzione. Gli elementi dell'apprendimento è conciliare la loro semplicità di principio con la semplicità fattuale che caratterizza le menti giovani.